A Sapri le alluvioni di questi ultimi giorni hanno infangato intere strade, rendendo pericoloso il passaggio dei pedoni. Ieri mattina un centinaio di persone hanno risposto all'appello lanciato dal sindaco Giuseppe Del Medico e si sono ritrovati in località San Francesco per dare avvio alle operazioni di pulizia. Alla chiamata hanno risposto anche i calciatori della locale squadra di seconda categoria, la Nuova San Vito, gli studenti del Polo Tecnico con a capo il loro dirigente Corrado Limongi e tanti cittadini che hanno sentito il bisogno di aiutare il comune a rimettere in sesto il paese rimasto pesantemente danneggiato dagli allagamenti di questi ultimi giorni. Inondazioni causate dallo scalipamento dei canali e dalle mareggiate che hanno invaso la statale 18, rendendo necessario l'interruzione della circolazione in alcuni tratti. A dirigere gli angeli del fango è stato il sindaco che, armato di stivali, scopa e pala, ha dato il suo contributo nei lavori di pulizia, mentre al telefono si teneva in contatto con la protezione civile. Non è la prima volta che Del Medico si ritrova in strada con gli stivali. La sua città è soggetta ad allagamenti e quando i canali straripano e il mare avanza, li indossa per coordinare il traffico nei punti critici e ieri li ha dovuti tirare fuori anche per liberare dal fango il paese. Una giornata di pulizia dunque, ma anche una giornata che è servita a stimolare il senso civico. Questo più che altro è un messaggio che mandiamo comunque al nostro paese, al nostro territorio soprattutto, che facciamo calcio sì, per divertirci e facciamo anche del sociale, che secondo me fa molta esperienza ai ragazzi, non solo nel campo ma anche nella vita. Quindi penso che sia stata un'ottima iniziativa questa qui.